serie bwin, tutti i colori della passione. Per la nona giornata del campionato di serie bwin, il Braglia va in scena una sfida delicata tra due squadre in evidente difficoltà. Modena contro Crotone, entrambe vittoriose soltanto una volta nelle prime 8 uscite. L'arbitro dell'incontro è il signor Baratta di Salerno. È il Modena a rendersi per primo pericoloso con il giovane Bassoli, esterno difensivo di scuola bolognese, che su una corta respinta della difesa scarica questo destro che sfila sul fondo di poco. Al quinto c'è il miracolo di Caglioni sulla girata a colpo sicuro di Nicola Sansone. Al minuto 10 il Crotone insiste, cross di Caetano, abruzzese tiene vivo il pallone e lo scarica alle sue spalle per la corrente De Giorgi, che colpo sicuro non trova lo specchio della porta. Al minuto 19 buon lavoro di Greco, che pesca dalla buona, destro alto sopra la traversa di Bindi. Ancora dalla buona con il suo piede telecomandato a orchestrare. Minuto 25 c'è la girata di testa di Greco proprio sull'invito di dalla buona. Poi come un lampo passa il Crotone, calcio d'angolo, sul primo palo sbuca Mirko Eramo che anticipa De Vitis di testa sul primo palo e insacca l'1-0, siamo al minuto 27, Modena 0, Crotone 1, primo gol stagionale per il centrocampista barese, ingenuità sia di De Vitis che lo perde, sia di Giampà sul primo palo che ostacola il proprio portiere Caglioni. Prima della fine della prima frazione c'è questo atterramento al limite dell'area di Bassoli, che si salva sia perché il fallo viene commesso un passo fuori dall'area su Juric, sia perché l'arbitro gli sventola soltanto il cartellino giallo, che comunque nell'economia della partita sarà un cartellino giallo pesante. Si ricomincia e dopo neanche due minuti il Crotone vorrebbe il calcio di rigore per questo atterramento in area di Sansone steso da Milani. Vibranti le proteste dei calabresi, vibranti e soprattutto giustificate, visto anche il replay. Come si vede bene, Milani frena proprio Sansone che stava per calciare. Un quarto d'ora della ripresa, e dopo anche la mente di Menichini col quarto uomo Minelli, dopo un quarto d'ora arriva l'espulsione per il giovane Bassoli, che si prende il secondo giallo per questo intervento in ritardo su Vinto, e pertanto il Modena deve a questo punto recuperare il gol di svantaggio giocando con un uomo in meno. Quando però le cose sembrano precipitare, ecco il pareggio improvviso. Eramo per anticipare e Greco in scivolata va a battere il proprio portiere Bindi. Allora nel tabellino c'è soltanto Mirko Eramo, questa è la gioia di Greco, come mostreranno anche le immagini sul cross di Milani. L'ultimo tocco è proprio del giocatore calabrese, che nel disperato tentativo di anticipare Greco mette il piattone e va a creare una carambola impazzita che bacia il palo e poi entra in rete. Ecco il tocco di Eramo, inequivocabile. Al minuto 80, colpo di testa di Sansone, vola Caglioni. Il Modena chiude in calando, in difficoltà cresce invece il Crotone. Minuto 81, sinistro di Caccavallo, Caglioni devia. Al 37esimo rientra Milani, che si era assentato dal campo per un quarto d'ora per problemi muscolari. Modena aveva giocato addirittura in 9 uomini. Finale solo Crotone, testa di Gabbionetta su invito di Caccavallo all'88esimo. E poi al 95esimo la punizione è sempre di Caccavallo, centrale. E la partita finisce qui 1-1, un punto a testa, le squadre salgono 6 punti. I problemi rimangono.